Chi fossero i miei compagni di quelle giornate? Non ricordo. Vivevamo in una casa del paese, mi pare. Di fronte a noi dei ragazzi scamiciati, due, forse fratelli. Uno si chiamava Pale da Pasquale e può darsi che attribuisca il suo nome all'altro. Ma erano tanti i ragazzi che conoscevo di qua e di là. Questo Pale, lungo lungo, con una bocca da cavallo, quando suo padre gliene dava un fracco, scappava di casa e mancava per 2 o 3 giorni. Sicché, quando ricompariva, il padre era già all'agguato con la cinghia e tornava a spellarlo. E lui scappava un'altra volta e sua madre lo chiamava a gran voce, maledicendolo da quella finestra scrostata che guardava sui prati, sui boschi del fiume, verso lo sbocco della valle. Certe mattine mi svegliavo all'urlo lamentoso, cadenzato di quella donna, da quella finestra. Molte vecchie chiamavano così i figli, ma è il nome che faceva ammutolire tutti e che in certe ore echeggiava esasperante come le fucilate dei cacciatori, era quello di Pale. A volte anche noi altri si gridava quel nome per baldanza o per beffa. Credo che persino Pale si divertisse a urlarlo. Così, il giorno che salimmo insieme nelle coste aride della collina di fronte, prima, nelle ore bruciate, avevamo battuto il fiume e i canneti, non so bene se fossimo soli, io e Pale. È certo che il mio socio aveva denti scoperti e la testa rossa, e me ne ricordo perché gli raccontavo che il leone, che vive nei luoghi aridi, aveva i denti come i suoi e il pelo fulvo. Quel giorno eravamo agitati perché l'avevamo impiegato a fare una ricerca metodica della serpe. Ci eravamo infradiciati fino al ventre e arrostita la nuca al sole. Qualche rana era schizzata via da sotto le pietre rimosse. I miei capelli erano tutti un livido. A Pale poi colava dai denti un sugo verde di un'erba che aveva voluto masticare. Poi nel silenzio delle piante e dell'acqua s'era sentito fioco, ma nitido, sul vento, un urlo di richiamo. Ricordo che tesi l'orecchio, casomai chiamassero me, ma l'urlo non si ripeté. Lasciammo dopo poco la bassa del fiume e salimmo la costa dicendoci che andavamo per Prugnoli, ma ben sapendo, io almeno, e il cuore mi batteva, che lo scopo questa volta era la vipera. Fu mentre salivamo il sentiero tra i ginepri che presi a parlare imbaldanzito dei leoni. Mi ero rimesso le scarpe quasi a scongiurare con un gesto, da bravo ragazzo, i pericoli impliciti nella resa dei conti serale. Fischiettavo. Piantala! Non è così che si chiama la vipera, brontolò il mio socio, fermandosi. C'eravamo muniti di due verghe a forcella e con queste dovevamo inchiodare la bestia e ammazzarla. Se anche nell'acqua eravamo andati in parecchi, sono certo che quel sentiero lo salimmo noi due soli. Pale, ben diverso da me, camminava scalzo sui sassi e sugli spini, senza badarci. Volevo dirglielo quando d'improvviso si fermò davanti a un roveto e cominciò a sibilare piano piano, sporto in avanti, dondolando il capo. Il roveto usciva da uno scoscendimento roccioso e di là si vedeva il cielo.
Era meglio se acchiappavamo la serpe, dissi nel silenzio. L'amico non rispose e continuò a sussurrare come un filo d'acqua a un rubinetto. La vipera non usciva. Si riscosse un clamore improvviso sul vento, qualcosa come un urlo o uno scossone. Di nuovo, dal paese, avevano chiamato. Era la solita voce lamentosa e rabbiosa. Pale! Pale! E fu allora che il socio gettò con rabbia il vincastro e disse in fretta: Quei bastardi! Se la vipera sente il nome mentre la cerchiamo, poi mi conosce. Vieni via! Dissi con un filo di voce. La vecchia maledetta continuava a chiamare. Me la vedevo alla finestra, sbucare ogni tanto con un lattante in braccio e cacciare quello strillo come se cantasse. Pale mi prese un bel momento per il polso e gridò: Scappa! Fu una corsa fino alla piana. Ci gridavamo: La vipera! Per eccitarci, ma la nostra paura, la mia almeno, era qualcosa di più complesso, un senso di aver offeso le potenze, che so io, dell'aria e dei sassi. Venne la sera e ci trovò, seduti sui traversini del ponte. Pale taceva e sputava nell'acqua. Prendiamo il fresco al balcone, dissi a Pale. Era quella l'ora che tutte le donne del paese incominciavano a chiamare questo e quello, ma per il momento c'era una pace meravigliosa e si sentiva soltanto qualche grillo. Non mi hanno ancora chiamato, pensavo, e dissi: Perché non rispondi quando ti chiamano? Questa sera te le danno. Pale alzò le spalle e fece una smorfia. Cosa vuoi che capiscano le donne? Davvero, se la vipera sente un nome, poi lo viene a cercare. Pale non rispose. A forza di scappare di casa era diventato taciturno come un uomo. Ma allora il tuo nome dovrebbero saperlo tutte le serpi di queste colline. Anche il tuo, disse Pale con un sogghigno. Ma io rispondo subito. Non è questo, disse Pale. Credi che la vipera importi se fai il bravo ragazzo? La vipera vuole ammazzare quelli che la cercano. Ma in quel momento ricominciò l'urlo di prima. La vecchia s'era rifatta alla finestra. Cigolarono le ruote di un carro e si udì il tonfo di un secchio nel pozzo. Allora mi incamminai verso casa e Palle rimase sul ponte.